Il progetto Occhiali per l'Africa nasce nell'anno scolastico 2004-2005 con tre finalità. Offrire agli studenti ottici con particolari abilità nelle attività di laboratorio l'opportunità di realizzare occhiali per pazienti reali, partendo da specifiche prescrizioni optometriche. Quindi nasce come progetto di eccellenza. Seconda finalità, aiutare strutture sanitarie impegnate nei paesi del terzo mondo in favore delle popolazioni più povere, offrendo loro l'opportunità di offrire occhiali da vista ai pazienti poveri senza doverli pagare. E quando noi facciamo un occhiale destinato a delle persone, e ovviamente ci impegniamo di più, cerchiamo di stare sempre concentrati e di non sbagliare, e comunque dà molta più soddisfazione. Questa esperienza ci ha portato a produrre in alcuni anni circa 80 occhiali per queste persone disagiate del Kenya. Ci arrivano le prescrizioni via mail, i ragazzi montano le lenti sulle montature che ci sono state donate da associazioni ottici, e diciamo che è un'attività che permette loro di sensibilizzarsi rispetto alle persone che non potrebbero permettersi degli occhiali di questo tipo e di effettuare delle esperienze proprio di laboratorio che altrimenti non potrebbero osservare in altro modo. Con questo progetto montiamo anche lenti molto particolari, come in questo caso per una ragazza di 20 anni stiamo montando una lente più 13 diottrie. È una lente molto particolare che in una normale esercitazione in laboratorio, a scuola, non monteremo mai. E questa ragazza, grazie ai nostri occhiali, riuscirà a vederci, cosa che prima non vedeva assolutamente. Terza finalità, quella di costruire una collaborazione concreta tra scuola, istituzioni, aziende e strutture sanitarie del settore ottico, nello spirito della tanto auspicata integrazione, che vuole le scuole inserite nel territorio e che chiederebbe loro di fornire ai ragazzi una formazione integrale. Siamo riusciti tramite associazioni di ottici di categoria a inviare in Africa anche più di 1300 occhiali premontati, tramite la collaborazione dei Lions e delle società di optometristi abbiamo inviato anche delle strumentazioni che permettono agli ottici in loco di misurare la vista o di fare delle misurazioni che permettono poi a noi di montare meglio l'occhiale. Quando l'occhiale è finito, appunto, viene confezionato e assieme agli occhiali mandiamo giù una fototessera dove vengono scritti i nostri dati e dove c'è la nostra foto. E questi ragazzi appunto ricevono la foto di chi gli ha fatto gli occhiali e penso che faccia piacere comunque. Attualmente il progetto produce occhiali da vista per il Cottolengo del Kenya, che opera nella zona di Charia, una zona poverissima. Le prescrizioni arrivano a noi tramite posta elettronica e gli occhiali vengono spediti a Torino, da dove raggiungono Charia nella valigia dei volontari che vi scendono quasi tutti i mesi. Il telefono dal Kenya. Sono felicissimo di questa occasione che mi viene offerta per dire grazie a tutti voi della scuola tecnica per ottici Galvani per quello che avete fatto per noi. Insieme abbiamo potuto offrire la vista nuovamente a persone che non avrebbero potuto pagarsi gli occhiali. Grazie davvero di cuore, pensateci qualche volta. Un saluto e un abbraccio. Ciao.